Ti verrò ancora a trovare nelle tue piazze piene di fiori. Quando la tempesta passerà. È un omaggio al nostro paese, quello racchiuso nell'ultima canzone di Davide Grilli. Dopo quasi 2 anni di pandemia, con tanti problemi e difficoltà affrontate e superate, è stata riscoperta l'importanza di un abbraccio, di una parola, di una stretta di mano. Quello stare insieme che ci è mancato per tanto tempo e che di certo ci ha fatto riflettere e ricominciare. Da qui il brano Cuore Italiano del cantautore fanese che lancia un messaggio di amore e di speranza. Davide, quando è nato questo brano e con quale intento? Il brano è nato nel periodo del primo lockdown, praticamente era il marzo 2020, verso la metà di marzo, suscitato molto soprattutto dalle immagini di quel periodo, no? E, ovviamente tutti eravamo fermi, l'Italia era immobilizzata, tutta Europa, tutto il mondo praticamente, eravamo proprio chiusi in questo lockdown, blindati in questa atmosfera davvero di stasi, di blocco, e questo mi ha suscitato molto, molto dolore, dei sentimenti davvero strani, particolari, di riflessione, eccetera. E una sera di metà marzo ho preso la chitarra e è venuto in 20 minuti, mezz'ora, e ho scritto di getto, ho composto questa canzone, è venuta così. Sperare, pensare che insieme ce la possiamo fare. L'intento sicuramente è di una grande dedica al nostro paese italiano, alla nostra Italia, al nostro bel paese, meraviglioso. Infatti parlo delle sue piazze, dei suoi borghi, delle sue meraviglie che pian piano siamo andati a riscoprire, a ritrovare, e soprattutto siamo andati a ritrovare le persone che ne fanno parte. Poi però per la produzione è passato qualche mese. Per la produzione ci è voluto un pochino, perché praticamente è nato, come dicevo, a marzo, però dopo è rimasto nel cassetto un po' per un po' di tempo, per alcuni mesi, eccetera. Poi l'abbiamo realizzato nella scorsa primavera, è stato arrangiato la realizzazione, anzi voglio ringraziare pubblicamente che i miei collaboratori, amici e musicisti di sempre, che è Daniele Ferri per la produzione artistica e gli arrangiamenti, e Claudio Morosi le tastiere, e Roberto Panaroni al basso, il bassista. E dopo niente, l'abbiamo realizzato, arrangiato nella scorsa primavera, e abbiamo pensato di uscire appunto adesso per dicembre con la canzone, con Cuore Italiano, questo nuovo pezzo. Il brano prodotto da Art Media Music è disponibile in tutti i digital store. Per la prima volta però Davide non ha realizzato il videoclip. Quasi volutamente poi, non è detta che non ci sarà in un secondo momento, però secondo me pone la riflessione anche il testo stesso, insomma, che la canzone non ha bisogno forse di tante immagini, ma ha bisogno proprio di essere ascoltata, probabilmente, di essere meditata e ascoltata, perché reca in sé un messaggio e un omaggio all'Italia, ma anche agli italiani, ai suoi cittadini che praticamente hanno un grande cuore italiano, il loro cuore italiano che li ha fatti reggere, li ha fatti tenere duro in tutte le situazioni, insomma, è questo. Gli abbracci e parole, una stretta di mano, il nostro cuore italiano.